Yuri, forza Valhalla. Oh, Brasil. Tutto pronto? Anzi no, i guanti per la maglia. Tutto pronto comunque per questa partita di Major League. Abbiamo subito Kakashi sul punto di battuta, palla alta. Abbiamo uno scontro praticamente a pari punti. Abbiamo a 4 punti sia Real Madrid che il Valhalla, che attaccherà da destra verso sinistra con la maglia a Porto Esposito. Abbiamo Natale a destra, Mondò che cerca di servire subito di istinto e di tacco, subisce però fallo, anzi no, tutto regolare secondo il nostro Schioppa. Abbiamo Esposito, non riesce a controllare bene, Basso recupera palla, Budino la perde. Abbiamo Tortora, gestisce pallone, serve Mondò dietro bene per Natale, altissimo Real Madrid già da subito. Tortora cerca di gestire la situazione, passa dietro per il capo a macca. Natale esce benissimo nel disimpegno e serve Esposito, ancora macca, altissimo di nuovo Real Madrid. L'istinto non riesce ad agganciare in primo momento, anzi si colella, mette fuori. Da notare le nuove divise del Real Madrid, molto Real, palla in mezzo, Meloni spazza di testa, Tortora contro Budino, riesce a svignarsela e a servire dietro Macca, perde però palla, Budino recupera, molto confusa questa fase, Basso non riesce a recuperare palla, si spegne rimessa laterale. Abbiamo subito Esposito lungo, distinto, perde palla, Kakashi al centro del centrocampo, smista, non riesce a servire bene Meloni che perde palla, Tortora macca, l'incursione verticale, larga tutto, Mattera perde palla, Esposito recupera, verticalizza male, rimessa laterale per il Real Madrid. Abbiamo Basso, verticalizza, esce la maglia, fa sua la sfera e serve vicino con le mani, Esposito che alza lo sguardo, serve Capitan Macca e se ne va, serve distinto, pressato da Carbone, colella col piede, ancora Carbone alza lo sguardo, viene pressato da distinto che non commette fallo, in pallo e favorisce la Madrid che sbaglia a Basso, recupera palla. Il Real Madrid, rimessa laterale per gli uomini del Cole. Abbiamo lunga rimessa da parte di Carbone. Basso non controlla, recupera però Carbone, buono il controllo, il tacco belletario, sbaglia Natale, palla diventa buona per Budino, subito il gol del Buddha, 1-0 Real Madrid. Batte Mondò il tiro che tocca la barriera della Madrid, calcio d'angolo per il Valhalla, 1-0 risultato Real Madrid, palla in mezzo, Natale, terzo tempo che non si concretizza, rimessa al fondo per il Real Madrid, risultato di 1-0 per il Real Madrid, in rete il Buddha, Buddino. Calenda rimessa al fondo, lunghissima, Meloni spizza di testa, palla che Budino riesce a raggiungere, tiene vicino al calcio d'angolo, stava per andarsene Buddha, recupera però la difesa del Valhalla che commette fallo il Real Madrid, calcio di punizione per il Valhalla. Macca a centrocampo, alza lo sguardo, serve Tortora, pressato, scarica su Natale come ultimo uomo, serve vicino Esposito che sbaglia l'appoggio, contrasto e favorisce l'istinto, larga tutto male, Budino, il tiro di Buddha, Ramaglia, semplice per lui, commenta l'arbitro Schioppa, schizofrenico vicino a Budino, è un po' schizzo. È un Natale che serve Esposito sulla sinistra, Esposito alza lo sguardo, serve vicino distinto, spalla alla porta, scontro con Carbone, contrasto non lo favorisce ma favorisce Real Madrid che riparte dietro da Calenda, esortato a spazzare avanti, distinto mette a terra benissimo, se ne va Carbone, serve Mattre in area di rigore, il Cole fa buona guardia, rimpallo che non lo favorisce, colella da terra, serve Carbone che cerca di andarsene. Partita molto frenetica per il momento, allarga bene Mondò, si agganciano i due e fallo del Valhalla per Real Madrid.
Palla lunga, Natale di testa, spizza su tutti, basso ancora di testa, mette in mezzo, ancora Natale, Tortora. Cerca di gestire il pallone e conquista una rimessa laterale importantissima con Esposito che se ne incarica e batte vicino per Macca che tiene la palla dentro ed è rimessa laterale per il Balà. La nera, sono d'accordo, io l'ho visto io con questi miei occhi. Vicino Esposito. Budino tiene la palla, la perde in un momento, ancora buona per Carbone che mette a terra bene, verticalizza male. Un palo che favorisce Budde in un primo momento, Natale riesce a gestire il pallone, serve Macca che si accentra il tiro! Alto sulla porta di Calenda. Ancora 1-0 per Real Madrid, gol di Budino. Partita molto frenetica che non mi ha permesso di dire le formazioni di entrambe le squadre. Penso che non avrò ancora il modo. Quanto qua abbiamo Meloni che è un bel numero, riesce ad andarsene al pressing a servire Budino sull'auto di sinistra, viene fermato bene da Natale, Tortora, cerca il contropiede, serve l'istinto, ora l'istinto allarga tutto per Mattera. Cacace, bene, buono il break di Cacace che se ne va sulla di destra, però perde palla. E subisce fallo, punizione per il Real Madrid. Cacace col numero 10, le nuove magliette sono qui, è il Diez. Cacace ci prova da questa posizione col suo sinistro, cerca di illuminare questa serata di Major. Andiamo alle doti per farlo, vediamo se ci riesce. La rincorsa e il tiro, troppo alto, forse l'ho caricato un po' troppo. Messa al fondo per il Valala. Abbiamo basso, riesce a spazzare bene per Cacace che viene però pressato in maniera regolare. Macca dietro per Esposito che serve Tortora, centro del campo, alza la palla per Mondò che di prima gioca per Mattera che cerca di eludere il pressing di Colella in maniera regolare. Palla del Real Madrid con Meloni che allarga per basso, alza lo sguardo e cerca di servire qualcuno, verticalizza bene per Cacace che stoppa in due tempi, mette la palla in mezzo, Natale, basso, tu per tu, traversa eclatante del Real Madrid con basso. Fallo per il Balala. Abbiamo Macca a centrocampo, esce Carbone, palla ancora tra i piedi del Balala con Esposito, con Natale che sbaglia la verticalizzazione, rimessa al fondo per il Real Madrid. Calcio di punizione a 2 per il Real Madrid con Colella e Meloni sul punto di battuta. Punizione di seconda, ovviamente. Abbiamo Colella. Non si capiscono probabilmente i due. Meloni gioca vicino per Cacace che sbaglia. Perde palla. Abbiamo Mondò sull'auto di sinistra che supera Carbone, palla in mezzo tra le braccia di Calenda. Gioca vicino per Cacace. Verticalizza bene per basso. Ancora Cacace. Eluto il pressing di Macca, riesce ad andarsene tra due. Benissimo, ancora Cacace. Fermato, conquista una rimessa laterale che batterà a basso. Carbone con le mani, palla a cercare Budino, anticipa per la Tortora che se ne va sul basso, verticalizza male Budino, in area di rigore appoggia per Meloni che cerca di andarsene, palla ancora buona Real Madrid, Budino non trova il tempo per tirare, rimpallo che favorisce il Balala con la palla che finisce tra le mani di portiere, del portiere. Facile, gioca vicino, se ne va bene Esposito con un distinto che cerca di servire qualcuno dei suoi, è costretto a tornare indietro da Natale, gioca vicino bene per Tortora, il tiro di Tortora troppo chiuso, messa al fondo per il Real Madrid. Traversino gioca vicino per Meloni, Cacace si impalla però nessuno lo pressa, Natale in spaccata per Traversino, ancora. Gioca vicino per Meloni, no. Pressato, rimpallo, favorisce Tortora, palla lunga, cercare Mattera, palla lunghissima,
Finisce rimessa dal fondo per il Lamavin. Istinto riesce a girarsi, ma è costretto a defilarsi dal pressing di Colella. Gioca bene il Mondò, Colella dice di no. Tortora anticipa Meloni con un paio di finte di corpo. Riesce ad andarsene e subisce fallo. Gioca Tortora vicino per Distinto. Mattera verticalizza per Mondò. Mondò palla in mezzo, il secondo palo, macca di testa. Messa al fondo per Real Madrid. Buona l'azione del Valala. Calenda subito gioca per traversino centrale per Cacace, che riesce a girarsi e verticalizzare per Buddino. Palla troppo lunga, rimessa dal fondo per il Valala. La Madrink subisce fallo, Cacace. Calcio di punizione per il Madrink. Ancora Cacace sul punto di battuta, questa volta non dico niente per cercare di non creare di pressione. È pronto, secondo me lo sguardo è quello giusto. Cacace la rincorsa, il tiro ancora più alto di quello di prima. Si spegne sul fondo, rimessa al fondo per il Valala. Sbaglia. Traversino recupera Colella, Natale. Ancora la palla è buona, Buddino cerca di toccarla, ma è buona per Natale che però scivola da terra, riesce a servire Esposito. Cerca, bene, Colella basso. Ancora Natale. Rimessa laterale per il Real Madrid. Messa laterale per Real Madrid, carbone sul punto di battuta, palla. Cerca il tacco basso. Rimessa laterale per il Valala. Real Madrid, palla in mezzo. Spizzata di testa di Natale che ruba il tempo a Buddino. Mattera gioca vicino per Natale. Ramaglia. Ora palla buona per Tortora, che riesce ad andarsene a traversino, serve distinto, cerca il tacco ma Colella dice di no. Macca recupera palla sulla di destra, Macca palla in mezzo, ancora Colella che ci mette un po' di tempo per spazzare, poi lo fa. Esposito, Tortora lascia scorrere, la traversino recupera palla e cerca di andarsene, serve Buddha. Buddha contro Natale, regolare il contrasto, buono il passaggio a servire Tortora. Chiama la palla Mondò e Tortora lo serve. Abbiamo Mondò, la palla sul secondo palo, altissima, rimessa dal fondo per Real Madrid. Meloni verticalizza per Buddino che tocca bene di prima per basso, però non capisce l'iniziativa di Buddino. Rimessa al fondo per il Valala. Mattera come un treno sull'out di destra, supera due, Mattera quasi in fondo campo, fa buona guardia Cacace che non commette fallo su Mattera. Messa al fondo per Calenda che aspetta di battere, serve praticamente Mondò che intercetta la palla. Mondò ancora punta Meloni, cerca di servire sul secondo palo, nessuno, messa al fondo per il Real Madrid. Buddino non viene servito bene da Meloni, è rimessa al fondo per Valala che batte subito Ramaglia e serve Mattera, centrale per Macca. Macca ancora laterale per Esposito, verticalizza bene per Distinto che cerca di servire dentro Mondò, bene Mondò, Calenda, super. Cacace verticalizza nella terra di nessuno e laterale per il Valala. Messa laterale per il Real Madrid. Ricordiamo il risultato di 1-0, la rete di Buddino. Altra occasione clamorosa con un basso che ha preso una traversa piena. E poi il Valala, poco e niente praticamente. Solo il colpo di testa di Macca, pericoloso. Tortora bene dentro. Bene Calenda. Bene Mattera con l'inserimento, non c'è fallo. Bella. Bella azione del Valala. Abbiamo Macca centrale, spalla alla porta, cerca di girarsi ma è costretto a servire Mattera sulla destra. Ancora Macca, pressa da Buddino. Cacace ferma col corpo. Mondò dietro per Esposito. Verticale, bene per Distinto, fermato altrettanto bene da Colella. Palla ancora buona per Tortora che se ne va a carbone, si accentra in area di rigore. Tortora palla in mezzo, anzi no, si impappina con la palla tra i piedi,
rimessa al fondo per il Real Madrid. Buona l'incursione di Tortora, meno la finalizzazione. Abbiamo Calenda che batte vicino per Traversino, che se ne va su distinto, palla in campo, capace ancora dentro per Buddino, in palla e favorisce Valala. Abbiamo Mondò che carica il tiro alto, messa al fondo per il Real Madrid. Macca si gira il tiro con la schiena Cole. Macca allarga subito di prima per Tortora, cerca di carburare il Valala. Tortora il tiro, buona la parata di Calenda, che era stato tratto in inganno dall'incursione di Mondò, aiutato anche dal palo Calenda. Buona la parata con le mani, lunghissimo per Traversino che la tocca ma non riesce a controllarla. Rimessa laterale per il Valala. Macca centrale, allarga per Mattera. Ancora Mattera, Macca gioca per Tortora, cerca di far salire i suoi. Serve Mondò che si gira, Mondò col destro riesce sulla linea di fondo, palla in mezzo, calcio d'angolo per il Valala. Calcio d'angolo, Mondò, palla in mezzo con la testa Cacace, Tortora il tiro. Messa al fondo per il Real Madrid. Messa al fondo, Calenda si appresta a battere. Palla lunga per Cacace che di prima serve Meloni che riesce ad andarsene bene. Natale fa buona guardia, serve Ramaglia. Sbaglia l'appoggio per Esposito. Rimessa laterale per il Real Madrid con Carbone che un treno per recuperare palla. Palla subito in mezzo, Macca di testa. Cacace bene, non è regolare. La versione di testa, Budino cerca di andarsene, Ramaglia esce. Fa solo la sfera. Traversino, contrasto, subisce fallo, punizione per il Real Madrid. Finisce il primo tempo tra Real Madrid e Valala, doppio fischio da parte di Antonio Schioppa, che è qui presente. 1-0 Real Madrid, gol di Buddino. Secondo tempo tra Valala, tiro di Tortora, largo, ancora 1-0 per Real Madrid, partita ferrigna tra le due squadre. Mai un attimo di pausa, poche azioni eclatanti. 1-0 Real Madrid, gol di Buddha. Tortora cerca di andarsene su Cacace, che però recupera palla bene, ancora a destra Cacace, il tiro in mezzo, Natale ci mette il piede, Tortora sbatte avanti la palla senza pensarci due volte, palla che finisce tra le braccia di Calenda che serve vicino Carbone che se va col tacco dietro a Calenda. Bene, palla per Buddino con la spalla, cerca di prolungare, Natale di testa. Buddino ancora alza un campanile. Carbone con la coscia, serve Basso che non controlla la palla. La maglia esce. Serve Mattera. Gioca dietro per Carbone. Verticalizza per Mondò. Mondò punta. Anzi no, serve Tortora. Palla un po' lunga ma ci arriva. Tortora con la suola su Basso, ancora con la suola. Palla che non riesce ad entrare in area di rigore, conquista però un calcio d'angolo importantissimo Tortora, uno dei migliori dei suoi sicuramente. Tortora ancora, la palla sul secondo palo, buono per distinto che la mette in mezzo di nuovo. Tortora riesce a tenere la palla in aria, in campo. Scusa, ti preoccupare. Messa laterale per il Valala, con Esposito che perde il tempo di giocata. Cacace, serve così e così, Meloni. Ancora Mondò recupera palla, Tortora vantaggio, subisce fallo, fallo per il Valala, punizione. Abbiamo punizione per il Valala con Tortora sul punto di battuta, barriera 3 per Calenda, Tortora la rincorsa, il tiro! Rimessa al fondo per il Real Madrid. Palla Buddino di testa! La rete del Buddha di astuzia! La palla dietro di testa inaspettata che scavalca la maglia, tocca la traversa. 2-0 Real Madrid, doppietta del Buddha!
2-0, Ramarin, doppietta di Budino, il tiro di Tortora, basso col corpo. Natale, largo per Esposito, ancora Macca, centro di Robert Natale che allarga per Mattera, che elude il pressing di Cacace. Porta la palla avanti con distinto, cerca il tacco, Colella attento, fa ripartire i suoi. Con Cacace il tiro, sporcato, calcio d'angolo per il Real Madrid. Calcio d'angolo e mezzo, Natale spizza, Colella il tiro, serve Budda però che non riesce ad agganciare. Messa al fondo per il Valhalla. Macca verticalizza per Mattera che riesce... Anzi no, Traversino fa buona guardia, prende palla e cerca di andarsene su Traversino dove non c'è niente. Ed è rimessa laterale per Valhalla, Mattera, palla in mezzo, distinto prestato da Colella, dice, esce ad andarsene distinto, ma Calenda dice di no. Calenda, tantissimo, Budda, ma all'altro lato del campo, dove non riesce a essere servito da Calenda. Macca a centrocampo, verticalizza per distinto, di petto, palleggia, mette la palla a terra, pressato, distinto, allarga tutto per Mattera, palla per distinto in area di rigore, la finta su Colella che commette fallo, calcio di rigore per il Valhalla, fallo di Colella. Calcio di rigore, capitan Macca sul dischetto con Calenda. Macca la rincorsa, il tiro, palo gol, si rimette in carreggiata il Valhalla con capitan Macca sul calcio di rigore, risultato di 2-1 per il Real Madrid. 2-1 il risultato, a corso di distanze manca Cacace, il tiro, ribattuto. Tortora riesce a tenere la palla dentro ma viene rubata da Basso che serve Carbone, poi Cacace ruba la palla a Macca che se ne va bene su Meloni. Macca ancora indemoniato sulla di destra, punta Traversino, ancora Macca mette la palla in mezzo dove c'è Cacace, il tiro di Mattera che si spegne sul fondo, rimessa al fondo per il Real Madrid. Mondò recupera palla dopo il rimessa al fondo sbagliata da Calenda, che ne ha sbagliato un po' troppo. Mondò recupera palla e serve Mattera, Macca riesce ad andarsene dall'ingorgo a servire Mondò, ancora Mondò non riesce a superare Traversino che tiene palla e riesce lui a superare Mondò ed andarsene, perde però palla, non riesce a servire Budino, rimessa laterale per il Valhalla che batte con le mani Mattera subito in mezzo, Tortora di testa schiaccia e Calenda blocca con le mani Calenda, Macca recupera palla, pressato da Carbone, commette fallo Carbone, calcio di punizione per il Valhalla, batte subito Tortora e serve Mondò, il tiro di Mondò altissimo, messa al fondo per il Real Madrid. Mondò avanti, Mondò come un treno, viene fermato però bene da Colella, palla ancora buona per Mattera di distinto, scusate, che palleggia e si butta in area di rigore, ma non è rigore assolutamente per il nostro Schioppa. Calcio di punizione per il Real Madrid, ammonito Natale. Calcio di punizione Meloni, subito in mezzo il Budino, la maglia la vede all'ultimo. Fa sua la sfera il portiere del Valhalla, Mattera subisce fallo, spallata, non cattivo il fallo. Abbiamo Sarace, famoso la sua carriera, lo Sbordone League. Mattera che serve Natale vicino, larghissimo Esposito, verticalizza per Tortora che serve centrale Mondò, cerca una finta che non riesce a ottenere quello che voleva, però recupera subito palla dopo con Cacace che fa fallo e viene giustamente ammonito dall'arbitro. Calcio di punizione per il Valhalla con Mondò sul punto di battuta, deciso a calciare in porta, chissà, 3 in barriera, la rincorsa di Mondò che tocca a Meloni, calcio d'angolo per il Real Madrid, per il Valhalla, scusate, con Mattera in mezzo,
Tortora non riesce, Cacace prende la palla e la spazza nella terra di nessuno, dove c'è solo la maglia che velocizza l'azione servendo Esposito. Matteo, stai. Sbaglia Esposito, Cacace, Meloni sbaglia l'appoggio svirgolando la palla. Carbone perde palla, Esposito la recupera. Tortora deciso a rincorrere questa palla, Carbone recupera bene. Calcio d'angolo per il Valala. Dentro Macca, Buddino di testa, spazza. Abbiamo traverso e di testa. Natale alimenta l'azione, ancora distinto di testa. Cacace esce col petto e serve bene basso, che viene anticipato però da Esposito. Ping pong in questo caso. Cacace bene, riesce a danza sul pallone, riesce a servire bene Carbone, che però viene fermato col corpo da Natale e conquista una rimessa dal fondo. Macca esce con lo scavetto, serve distinto, cresce ad andarsene da Colella e si defila sulla destra, costretto a tornare indietro, non riesce a servire i suoi. Cacace col braccio frena. Mondò sul punto di battuta, calcio di punizione per il Valala. Due in barriera, Mondò, palla raso terra, basso spazza, rimessa laterale per il Valala. Macca centrale, serve Esposito. Va bene, abbiamo Colella che spazza avanti dove c'è Esposito. Contrasto tra il 2, Buddino carica il tiro, Natale ci mette il piede. Natale serve Mondò. 10 minuti ancora, chiama Schioppa, rimessa laterale per il Valala. Ricordo 10 minuti alla fine con il risultato di 2-1 per Real Madrid. Abbiamo Mondò che entra in area di rigore, Mondò ferma tutto, Carbone spazza avanti Colella, esce col petto Mattera. Ancora Mattera, mette bene il piede Cacace che concede per una rimessa laterale. Distinto si gira, il distinto, il tiro, Calenda frena la palla sulla linea della porta e mantiene il risultato sul 2-1. E subito larghissimo Buddino ancora in area di rigore, messa al fondo per il Valala. Ancora verticalizza, Macca ancora elude il pressing, vediamo a Drink, non riesce a servire però i suoi favoriti, però darò in pallo con Natale che serve adesso Mattera. Alza lo sguardo Mattera cercando i suoi, il momento dei suoi, verticalizza ma Carbone ci mette il piede, Mondò recupera, buono l'intervento di Carbone sulla palla, Macca serve benissimo, Mattera palla in mezzo sul secondo palo, Tortora controlla in due tempi, col corpo protegge palla, non commette fallo, palla buona per distinto, ancora cambolesca questa azione, Esposito sbaglia a stoppare. Abbiamo Natale che tiene bene la palla difendendo una rimessa laterale importantissima. Palla buona per Buddino, Buddino il tiro, Mattera ferma sulla linea di porta, non è gol, non è gol, non è gol. Ancora Cacace che tiene bene la palla, il palo che favorisce il Ramadink, traversino cerca di andarsene su Mattera che però tiene palla e se ne va. Mattera finta di corpo, subisce però fallo da traversino. Mattera, anzi Natale, serve Mattera che cerca di andarsene da Buddino, si accentra Mattera. Ancora Mattera, allarga per Macca, Macca punta Cacace, se ne va Cacace, serve distinto che tocca la sfera, Mondò il tiro, tira sbilanciato e rimessa al fondo per il Real Madrid. Ancora il Valala che cerca di carburare in questi minuti finali, cercare almeno il pareggio. Il Real Madrid è costretto a difendere con le unghie e con i denti questo importante risultato, che permette comunque di staccare anche il Valala, uno scontro diretto tra i due,
Calenda lunghissimo, macca di testa, colpisce la schiena di Cacace. Ancora buona la palla per Tortora, che non riesce ad andarsene a carbone. Serve Budino che se ne va. Cacace, buono Natale che se ne va come un treno. Serve Macca che se ne va a Cacace. Serve largo Tortora. Dentro! Messa al fondo per il Real Madrid, ma c'era Calenda su questo tiro. Messa al fondo per il Real Madrid. Macca tiene palla bene, spazza avanti, regalando rimessa laterale al Real Madrid. Budino non riesce a essere servito. Abbiamo dall'altro lato subito Distinto che appoggia male per Tortora. Cacace recupera. Serve centrale Meloni. Ancora Cacace. Natale dice di no. Mattera. Serve ancora Natale. Gioca male Meloni. Con contrasto Budino che serve dentro. Anzi no, Natale dice di no. Mondò subisce fallo da traversino. Calcio di punizione per il Valhalla. Mondò si accentra, palla dentro per Tortora che appoggia il Distinto e il tiro! Super gol di Distinto, ottima azione del Valhalla. 2-2 pareggio del Valhalla. Batte Cacace sulla barriera Tortora, il tiro di Tortora, Calenda in qualche modo mette la palla in calcio d'angolo. La partita si infiamma con il pareggio del Valhalla, il calcio d'angolo del Valhalla con Mondò che si appresta il secondo palo, Macca di testa in mezzo. Calenda fa sua la sfera e lancia lunghissimo a cercare Cacace che fa sportellate. Cacace e il tiro che si spegne di poco sul fondo. Rimessa al fondo per il Valhalla. Ancora mette bene il piede Meloni fermando Mondò. Rimessa laterale per il Valhalla. Gioca Mondò, palla in mezzo per Distinto fermato da Colella. Distinto, Colella che spazza la palla. Budino serve Meloni che temporeggia per salire suoi, cerca di superare Mattera che però fa buona guardia. Mattera ancora si accentra, Mattera punta il tiro ribattuto dalla difesa. Mondò ancora il tiro, traversino in un momento favorito quasi Distinto. Abbiamo calcio, no, gioca Calenda. Lunga la palla, cade su, Mattera spazza la palla, rimessa laterale che batterà Carbone. Gioca vicino per Basso. Tortora se ne va benissimo a Basso. Ancora Tortora sul lato di sinistra, palla in mezzo dove non c'è nessuno. 2 minuti alla fine di questa partita, risultato di 2-2. Da 2-0 a 2-2, gli uomini di Matteo Macca. Abbiamo Mondò, perde palla, Cacace se ne va, la serpentina di Cacace, il tiro, troppo sotto, rimessa al fondo per il Valhalla. Mondò, serve laterale, Tortora, pressato da Carbone e poi da Basso che recupera palla. Basso, ancora Basso avanti per Cacace. Cacace serve Budino che appoggia per Meloni. Ancora Meloni, Budino in area di rigore. Budino, palla in mezzo. Calcio d'angolo per il Real Madrid. Le ultime occasioni per cercare di vincere questa partita da parte di entrambe le squadre. Con Meloni, palla in mezzo. Insidiosa, spazza la difesa del Valhalla. Abbiamo Colella che di testa, Distinto favorito da un contrasto. Il tiro di Distinto, Calenda para in due tempi. Lunga la palla per Meloni, anticipa però Natale. Basso recupera bene questa palla. Ancora Basso, serve Carbone. Meloni cerca di metterla in mezzo come può. Natale c'è, abbiamo Cacace, la mette nel centrocampo, se ne va col fisico, però perde palla su Macca, che se ne va Macca. Carbone cerca di recuperare, lo costringe alla rimessa laterale. Gioca vicino, Cacace.
serve basso, una sovrapposizione di carbone che viene servito, carbone, palla e mezzo, la maglia fa solo la sfera. Abbiamo Esposito che sbaglia appoggio, carbone, Natale, ancora Natale, se ne va, serve nessuno praticamente. Colella ci mette il piattone, spazza la palla avanti, rimessa laterale, fischia la fine di questa partita eclatante. Il nostro Antonio Schioppa, risultato di 2-2 tra Valhalla e Real Madrid. Siamo qui con Macca e Colella al termine di questa partita emozionante, all'inizio un po' caotica. Entrambe le squadre non riuscivano a ripartire come avrebbero voluto, soprattutto il Valhalla secondo me. Il gol subito di Buddha, poi la traversa di Basso, il colpo di testa di Macca sono le occasioni più pericolose del primo tempo, e vento il secondo gol. Il ritorno del Cole, scorsa partita è andata male con la tua assenza, adesso peggio, un po' meglio. Come la vedi questa partita? Sono d'accordo, Yuri. Allora, secondo me al primo tempo abbiamo giocato una partita buona, il secondo tempo abbiamo giocato un po' alla carlona. Ok. Yuri. Infatti nel secondo tempo abbiamo il recupero del risultato da parte del Valhalla, anche grazie al fallo in area di rigore certo, tu hai causato. Ho sbagliato. E che Macca dall'altro lato ha realizzato. Questo è lo sconto diretto, ragazzi, entrambi a 4 punti, adesso entrambi a 5. Tu come vedi il tuo cammino di questa squadra? C'è qualcosa da aggiustare secondo me, soprattutto avanti? Sì, là avanti dobbiamo portare la palla dentro perché perdiamo troppi punti. Dominiamo le partite e poi... secondo me anche oggi dobbiamo fare qualcosa. Bene, parecchio gioco ma poca finalizzazione anche per loro. Budino comunque si dimostra importante, Budino presenza. Sta facendo quello che aveva fatto nella scorsa edizione. No, di più. Vabbè, Anabusa. E i risultati comunque si stanno vedendo. L'unica cosa, se mi permetti, vai, è che noi secondo me abbiamo fatto un percorso, perché comunque abbiamo perso quella che forse è la squadra favorita, no? Abbiamo fatto la vittoria con una squadra molto forte, questi due pareggi. L'unica cosa che mi dà un po' fastidio è i miei compagni sono stati un po' molto, diciamo, educati a non farlo notare che questa squadra non va sottovalutata. Cioè ci vuole anche rispetto nel dire stiamo affrontando una squadra, facciamo il nostro meglio e magari siamo partiti concentrati, ma non si può permettere a una persona per un'intervista e dire no, noi abbiamo sottovalutati, poi secondo tempo ci siamo svegliati. È anche un po' irrispettoso nei confronti. C'è anche un po' di trash talking all'interno del torneo. Non cosa che ha dissato, però lo lasciamo velato. Lo lasciamo velato, preferiamo così tutti quanti. Ringrazio il Cole con la divisa nuova. Ringraziamo Matteo. Io vi saluto ragazzi, è stato un piacere di pazzi, un bacio forte, premi...